diciamo, ha imposto fasi rispetto proprio alla valutazione di una serie di processi. Oggi ci troviamo in una fase in cui, dopo aver l'amministrazione comunale di Cardino predisposto una scheda di presentazione sul piano strategico per una struttura di accoglienza del Cardino Folk Festival e anche per sostenere proprio le attività, la manifestazione in quanto tale, a confrontarci con le prime fasi operative della pianificazione strategica. Esiste una regolamentazione comunitaria che disciplina una serie di tematiche di sviluppo territoriale. Il comprensorio del Gargano ha contraddistinto la propria pianificazione su profili di forte connotazione ambientale, culturale e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, della tradizione anche, quindi del popolo, su diversi itinerari. All'interno di questo si inserisce la proposta progettuale della struttura di accoglienza del Cardino Folk Festival, che oggi può ragionevolmente sperare di trovare una fonte finanziaria di supporto perché venga realizzato un progetto che avrete visto qui sulle carte già dalle prime bozze, impegnativo, importante, che però al di là di quelle che potranno essere le connotazioni tecniche o economiche, diciamo, sposa un principio, quella di rafforzare una tradizione che un territorio esprime e che ha dimostrato di saper valorizzare in anni di esperienza, portando il Cardino Folk Festival a dimensioni di livello nazionale ed internazionale. Oggi la Regione Puglia credo che abbia recepito, abbia compreso che il Cardino Folk Festival non si limita al circondario, non si limita al contesto territoriale nel quale si esprime, ma è un elemento forte di attrazione, è un attrattore culturale importante. Come in un'altra area della nostra regione, sul Salento, iniziative si stanno sviluppando nella stessa direzione, la regione credo immagini anche un percorso in cui i due poli geografici, in cui l'elemento, diciamo, della valorizzazione della tradizione artistica, musicale, creativa, possa trovare un elemento di sintesi all'interno di uno scenario che vede ormai la Puglia, su questo tema specifico, lanciata sui contesti nazionali ed internazionali. Proviamo ad immaginare il Cardino Folk Festival con la struttura che si sta immaginando di proporsi, di realizzare, non circoscritta in un contesto, anche se oggi già importante, di un'affluenza che supera i 60.000 visitatori nella settimana, ma come un attrattore che possa portare a valore economico una struttura come questa, che deve ovviamente poter diventare un contenitore fruibile tutto l'anno per eventi anche diversi dal Cardino Folk Festival, quello che possa spostare nel tempo eventi che si riconducono al principio ispiratore del Cardino Folk Festival. Oggi ci sono degli strumenti finanziari che questo, diciamo, progetto lo possono sostenere. Uno è il programma operativo interregionale attrattori culturali, si chiama POIN, che è un programma ambizioso perché porterà a finanziamento progetti ad impatto, a valenza internazionale. La Regione sta facendo uno sforzo per riuscire a selezionare una serie di interventi che siano candidabili all'interno di questo strumento finanziario. Sulla base, diciamo, di una serie di confronti che questa amministrazione, con il supporto tecnico del sottoscritto, ha avuto con l'amministrazione regionale, si è potuto presentare, diciamo, l'idea progettuale. Adesso bisogna, perché si traduca in moneta effettivamente disponibile, bisogna attrezzare un livello di progettazione adeguato a garantire a chi erogherà
questi finanziamenti che ci sono effettivamente le condizioni per poterlo realizzare, per poterlo sviluppare, per farlo diventare un attrattore di valenza interregionale e direi nazionale. Noi stiamo lavorando per questo obiettivo, i tempi di raggiungimento di questo obiettivo sono in una logica di programmazione, voi sapete che la nuova programmazione è partita nel 2007 e finirà nel 2013, quindi gli obiettivi sono ovviamente di stare all'interno di questa programmazione, perché diversamente non ci sarebbero le provviste finanziarie utili per poterle attivare in questo senso. L'amministrazione di Campino si è distinta, devo dirlo, senza infingimenti e senza mezzi termini. Non appena ha capito che si poteva segnare il passo su questa strada e ci potevano essere le condizioni per far comprendere all'interlocutore regionale l'importanza, la valenza, ha attivato una serie di meccanismi tempestivamente e rapidamente, come poche volte ho visto nella mia quindicinale esperienza professionale in questo settore. Non parlerò di, diciamo, tempi di realizzazione, perché adesso sarebbe prematuro. Un invito al Consiglio è quello di orientarsi ad una approvazione di questo, di questa proposta e di quelli che saranno gli atti poi successivi di competenza ovviamente del Consiglio, in un arco di tempo compatibilmente con la necessità di approfondimento, di conoscenza, di studio breve e comunque compatibile con i tempi della programmazione. Noi abbiamo il 2010 e il 2011 come biennio di riferimento per poter lavorare su questo progetto, che non vuol dire andare a portarlo a realizzazione in questo biennio, vuol dire portarlo, diciamo, a maturazione in questo biennio. Se andrà a buon fine, lo sa, non lo so io, non lo sa nessuno qua dentro. Sappiamo, io quello che posso trasferire è che il livello di qualità tecnico-progettuale è tale da diciamo, aspettarsi che ci possano essere le condizioni per portarla avanti. Io da parte mia, finché rimarrò, diciamo, alla guida dell'area tecnica del piano strategico di Capitanata 2020, ho sostenuto con questa amministrazione fin dal primo momento la battaglia su questo progetto. Abbiamo calendarizzato una serie di incontri di approfondimento su questo progetto, credo che sia uno di quei progetti a dimensione, a di respiro tale da poter portare benefici economici non solo a Campino, non solo ai territori circostanti, comuni di Campino, ma al comprensorio d'Arganico nella sua totalità. Perché costruire una struttura con queste caratteristiche significa farlo diventare un potenziale polo di attrazione per tutti gli eventi non solo culturali o artistici, ma anche convegnistici, anche di tipo espositivo, che possono essere a dimensione provinciale e a dimensione regionale. Pensiamo, scusate, chiudo, a quello che era 10 anni fa un territorio come quello di Rimini, in cui il valore ambientale, culturale, naturale, storico si era completamente perso, e si è completamente perso perché è massificato all'ennesima potenza, con 2 metri per 2 per stare sdraiate 4 persone sotto lo stesso comune, eppure vive in una dimensione completamente diversa attraverso una riconversione della fiera che si fa oggi a Rimini, una nuova dimensione internazionale. Stiamo parlando di un contesto completamente diverso, ma stiamo parlando di come un territorio è riuscito a riorganizzarsi, a riposizionarsi su un mercato internazionale, avendo sfruttato tutte le risorse che pensava di avere a disposizione.